Sempre 0-0, torneo collegno-collegnese. Sembra uno scioglilingua, veramente. Granata e Mercadante e Blu, gli amici del Valdruento. Abbiamo già incontrato nel campionato provinciale, nella girone di andata. Natola perde la palla, ancora Natola, Vessichelli con il numero 7, si lancia sulla fascia destra. Natola, Vessichelli, bravo, prosegue. Terreno in erba, in terra, quindi calcio d'angolo per il Mercadante. Divertiamoci insieme, non fumiamo neanche. Allora, ragazzi miei, nuovo anno, nuove idee, vecchie idee. Non si fuma, basta, buttatele giù dal balcone, anzi no, 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 che poi sporchiamo. Calcio d'angolo, va il nostro giocatore Vessichelli, parte il cross, la palla scivola, libera la difesa. Grubic, la palla sulla sinistra dove c'è il nostro giocatore. Quindi vi ripetiamo la formazione, non so se prima l'ho registrata o no questa formazione, ma comunque a massimo ve la ripeto. In porta Ricciotti, centrali difensivi con Grubic e Vojdok, a sinistra Memmai, a destra Natola, centrocampo con Vessichelli, Gentile e Mosca. In attacco il trio da paura, dalle meraviglie, Greco, Govoni, Loria. Panchina Tajani con il mister Ciniero, con Beppe Greco, con Silvio Leati e con Marco Tajani alla diretta. Dirigenti, guardaline e youtuber. Un tempo da 45, che come dicevo prima, non so se saranno 2 da 22 o un tempo 45 è tutto tirato. Calcio d'angolo per gli amici del Valdruento Nero. Ecco, c'è anche il direttore di gara, che è un direttore ufficiale, quindi è un torneo con la T maiuscola. Salutiamo il pubblico del Mercadante! Auguri! E il pubblico del Valdruento! Sulle mani! Buon Natale, buon anno! Salutiamo tutti i miei amici del Valdruento, eccoli qua, belli! Adesso si muovono ancora, tra un po' saranno congelati! Tutti! Sono qua da ieri, il pubblico del Valdruento e il pubblico del Mercadante, gemellati! 34.000 spettatori sulle tribune del Mercadante! Questa è solo una parte? No, perché stanno ancora entrando. 34.000 spettatori, il record di incasso di Natale. Loria dalla sinistra, doppio passo, riprende la palla dietro. Ancora qualche rimpallo, riprende la palla. E come facciamo sempre, mamma mia, mi stavo dimenticando. Salutiamo la società Valdruento, salutiamo il presidente. Salutiamo il direttore sportivo, il direttore generale, guardate che bella riga dritta. Salutiamo il presidente, il direttore sportivo, il direttore generale, salutiamo la panchina, il mister, i dirigenti, i ragazzi della panchina, tutti, eccoli qua, bellissimi. E salutiamo anche il capitano del Valdruento, che quando lo vedremo vi avvisiamo. E salutiamo il pubblico del Mercadante, che è qui da ieri, come ho detto, 34.000 spettatori, ma vive, cioè uno invece che stare a casa a lavorare giustamente viene a Collegno a vedere il Mercadante contro il Valdruento. 34.000, c'era la coda in tangenziale per venire fino a qua, la coda, ancora coda ai botteghini, per mi dicono la società Pro Collegno. La palla data sulla destra. Salutiamo anche mio amico Barbieri, giocatore del Valdruento, ci siamo visti prima, abbiamo fatto una bella foto. E tu vuoi dici, ma queste foto dove si vedono? Si vedono sul nostro pagina di Facebook o Instagram, basta scrivere Mercadante Juniores, troverete le foto di Barbieri, di tutti gli amici del Mercadante, troverete profumi, colori, troverete momenti, troverete sensazioni, troverete lacrime, scherzi, tutto. Andate tranquillità anche il giorno della Befana, domani, domenica, sempre sui nostri social troverete tutto, anche i link delle gare passate, 4 anni di gare. Se poi volete la madre di tutti i siti internet, allora Scuola Calcio Mercadante, dalla Juniores al 2015, troverete tutto anche lì. E salutiamo la nostra panchina, mister Ciniero, mister Maurizio, mister
Eccolo lì, baccuccato come un indiano, anche Andrea Tajani. Salutiamo Silvio Aleati e Beppe Greco. E salutiamo anche gli altri dirigenti che oggi non ci sono, Barboso e Marco Ferro. Salutiamo tutti. Torneo internazionale di Pro Collegno Colognese. Siamo a Collegno questo 5 di gennaio 2022. 0-0, poco da raccontare, le squadre stanno smaltendo forse i panettoni, le super mangiate, quindi siamo qua per divertirci terribilmente. Tiro! E la palla esce, bella azione del Val Druento, al minuto 11. Sono ancora lì, si muovono ancora quelli del Mercadante, sì, si muovono, sono caldi. Greco! Dicono retropassaggio, l'arbitro anche lui in clima natalizio. E i fuochi d'artificio sono offerti dal Mercadante! Sono offerti dal Mercadante, i fuochi d'artificio, ragazzi! Avete dato 10 euro a testa! Grazie veramente! Dove si muove il Mercadante? Fuochi d'artificio! Spettacolo, ragazzi miei, dove si muove il Mercadante? O troverete le campane in casa o i fuochi d'artificio. Spettacolo. Metto della punizione, parte il cross dalla destra del Val Druento. Ricciotti in due tempi, recupera la palla, lancia la squadra. Ecco gli applausi delle due squadre. Applaudono perché hanno freddo. Ecco Gentile, apre sulla sinistra per Vojdok. Ancora sulla sinistra per, penso, Govoni. Terreno in erba terra, quindi Grubic, attenzione, parte, bravo centralmente, attenzione all'attaccante numero 9 che lo tallona, bravo Grubic, bravo, molto agonismo, ma gioco correttissimo. Greco, capitano oggi. La palla data indietro. Ancora non c'è un attimo di pausa, eh. Bella gara di sport. E Vojdok di testa. Recupera la palla ancora il Val Druento dalla fascia destra. Si gioca maggiormente sotto le panchine, quindi qua abbiamo visto poca roba in questo momento. Ecco, subito un contraddetto. Parte il numero 17. Grubic, la palla ancora in zona pericolosa, parte 17, un bel cross, scivola, fallo giusto in attacco, giusto, bravo direttore di gara. Riparte il Mercadante dalla fascia sinistra, ecco che si lancia Govoni, parte un cross, sulla destra abbiamo Vessichelli, quindi il modulo non l'abbiamo capito, centrale di attacco sicuramente Greco, a destra Vessichelli, a sinistra abbiamo sia Loria che Govoni. Bah, adesso poi io di calcio ne capisco poco, quindi siamo qua solo per voi, per il grande pubblico del Mercadante, per il grande pubblico del Val Druento e per i tifosi neutri, buon anno. Ancora la palla tra i piedi del Val Druento, non è ancora nessuna conclusione, il portiere è abbastanza inoperoso in questa gara. Sulla sinistra vediamo che va Govoni, ancora è un doppio sinistro Govoni Loria, ecco Loria prova ad andare avanti, niente, la palla, non sappiamo il regolamento, non sappiamo se in caso di parità si andrà ai rigori o si andrà sotto la doccia. Natola, lancio lungo, bravo Vessichelli di tacco, ancora Vessichelli, apertura su Greco, bravo gioco di gambe, prova il tiro, è un grande portiere, bravissimo il portiere del Val Druento, ma fuori gioco poi dopo, bravo il portiere del Val Druento. E quindi al 16° minuto, grande azione del nostro Greco Christian, che ha recuperato una palla in zona interessante, ha tirato un bel destro, è bravissimo il portiere del Val Druento, si è disteso,
ha deviato, poi ha intervenuto il nostro giocatore che però in quel momento l'era poi in fuorigioco. Ecco, altri tifosi, altro pubblico che sta entrando, vedete la coda, i botteghini, eccoli lì dietro, eccoli là, vedete il grande pubblico che è corso qui a Collegno. Il torneo prosegue anche nei prossimi giorni, quindi mi raccomando, navigate pure in salute, fallo da dietro, si prosegue. Navigate sui nostri siti, troverete tutti gli appuntamenti anche, naturalmente, su Facebook e Instagram. Basta scrivere scuola, basta, no, scuola no. Basta scrivere Mercadante Juniores. Torneo di Collegno. Prima gara, seconda gara sarà quella tra il Mercadante e il Duomo Chieri. Sicuramente mai incontrato il Duomo Chieri, però cioè, c'è sempre la prima volta. Fallo di Gentile sul numero 8, che è Barbieri. E il Barbieri è capitano, quindi salutiamo Totto, capitano, e mio amico Barbieri. Incursione ancora centrale del Valdruento. Recupera però Mosca che subisce fallo, l'arbitro era ben posizionato e ordina il fallo. Govoni centralmente per Gentile, ancora sulla sinistra, niente, riparte ancora il Mercadante con Memai sulla sinistra per Mosca. Apertura dritta per dritto, ancora Mosca. Gran freddo, ragazzi miei, ma noi lo facciamo solo per voi, 34.000 spettatori, ma veramente da paura, Tutti a Collegno, pubblico delle grandi occasioni, televisioni, giornali, abbiamo visto DAZN, Sky, la Rai, Mediaset, tutti qua presenti, tutti i giornali internazionali per questa gara di cartella, abbiamo visto veramente anche giornali stranieri. Ventesimo adesso, siamo ancora 0-0, bella gara, leggero predominio del Valdruento, che ha anche una bella panchina lunga rispetto alla nostra, ancora il nostro amico capitano, la palla in movimento. Ancora la punizione battuta, ancora il Valdruento, schiena del nostro Gentile, la palla è ancora buona, però recuperata ancora dal Valdruento, ancora il numero 9, ancora il 9 che si allarga sulla sinistra, si accentra ma recupera ancora il Valdruento, il numero 5, fa... Salutiamo il pubblico del Valdruento, eccoli qua, buon anno anche a voi. Buon anno. Anche loro sono qui da ieri per questa gara. Sono ancora vivi, anche nel freddo non sono ancora congelati. Felici, guardate che bel sorriso che hanno questi tifosi. Hanno freddo come noi. Loria, passaggio finetrante, fuori gioco, dice il direttore di gara. Come dico sempre, è difficile, comunque noi stiamo al direttore di gara, quindi fuori gioco del nostro greco su pennellata di Denis Loria. Va bene, 23esimo, quindi come previsto sarà un tempo unico da 45. Prosegue Denis Loria sulla sinistra, entra in aria, si prepara il tiro, la palla esce. La palla ancora sotto le zona panchine, Gentile apre sulla sinistra ancora, però la palla scivola in fallo laterale. Torneo Pro Collegno Pocolognese, categoria Juniores o Under 19. Prima gara di questo torneo, ma per quanto riguarda il Mercadante, ma il torneo va avanti perché ci sono tre gironi. Noi siamo il girone 1 e siamo il girone 1 e giochiamo adesso. Gli altri gironi sono quasi già definiti. Sportività grandiosa, ragazzi miei, perché la palla era stata data al Valdruento, il laterale, ma il mister del Valdruento l'ha data al Mercadante perché ha detto no,
siamo stati noi ad averlo toccato per ultimo, quindi veramente un bel gesto in questa amichevole internazionale, questo torneo internazionale. Dalle piccole cose si capisce che il Val d'Oento è una grande squadra. Parte Natola, Natola, la palla esce, Greco recupera una palla al limite dell'area, ancora Greco che combatte, Natola, Natola, apertura sulla sinistra, Vessichelli che si è centrato, parte un cross, ancora Govoni prova ad andarsi, ma il campo è difficoltoso, è difficile, fallo del nostro Gentile, no, dice il direttore di gara. Fuori gioco, dice il direttore di gara, e quindi fuori gioco, 0-0 ancora, tutti si muovono ancora, quindi non, nessuno è congelato, anche la luna, eccola lì, bellissima. Curva nord, curva sud, dietro la porta tantissima gente, bellissimo, quando il calcio è così. 0-0. Ancora il Val d'Oento entra in area, attenzione, cross, tiro, gol, gol, 26esimo, bello il gol, bella l'azione sulla destra, e quindi 1-0, gol del Val d'Oento, una bella azione sulla destra che si è sviluppata, un bel cross e bella azione del Val d'Oento, ha portato gol in velocità, il gol del Val d'Oento. Un bel piattone, mi pare di ricordare, un bel piattone centrale. Greco, tiro! Grandissimo il tiro di Greco, è ancora più bravo il portiere del Val d'Oento, bravissimo questo portiere, ragazzi miei, che bravo il portiere del Val d'Oento. Calcio d'angolo, battuto velocemente, Grubic, Grubic, ancora Grubic, Grubic, prova a entrare, niente, Loria, Loria, un po' di confusione e riparte il Val d'Oento, che bravo il portiere, due azioni salvate dal portiere del Val d'Oento, veramente bravo. Ancora il Val d'Oento dalla sinistra con il numero 10. Calcio d'angolo, dice il direttore di gara, quindi un bellissimo gol, ma due grandi parate del portiere del Val d'Oento, che ha tolto le ragnatele. Ha tolto due ragnatele terribili. Su quel tiro di entrambi i tiri di Greco, entrambi. Piede caldo nostro Greco, calcio d'angolo dalla destra, dalla sinistra, inquadriamo l'area di rigore, parte il cross, fallo sul nostro Ricciotti, Mosca cross, la palla va a Vessichelli, Gentile, la palla su Grubic, parte un cross, libera il difensore del numero 4, la palla termina laterale, 1-0 quindi, ma Mercadante non sta demeritando, due belle azioni, entrambi su tiro di Greco e il portiere si è superato due volte, mentre nel nostro portiere, a parte qualche uscita, ha subito il gol, ancora Loria, la fascia, cross, e la palla termina in fallo di fondo, 31esimo, un'altra bella azione del Mercadante dalla sinistra. Calcio d'angolo dalla destra va Vessichelli, inquadriamo l'ora di rigore, parte il cross, Grubic arriva, tocca qualcuno, ancora calcio d'angolo, calcio d'angolo dalla sinistra va Govoni, parte il cross, Wojtok di testa, tira, c'è qualche protesta per un rigore, l'arbitro fa continuare, anzi dà il calcio d'angolo dalla parte opposta, non abbiamo visto nulla di particolare, calcio d'angolo battuto, prova ancora il nostro giocatore, portiere bravissimo, para, bravo il portiere del Val d'Oento, ragazzi miei, bravo, B con la B maiuscola, veramente bravo, giocatevi sulla ruota di Druento, il numero 1, il portiere, bravo. 33esimo, invio per il fallo di Gentile, la palla al 7 che dà ancora la palla all'8 al nostro amico Barbieri, Barbieri bravo, il nostro difensore Natola in laterale, ci stava incuneando Barbieri, il mio amico, l'amico del Mercadante, l'amico del grande calcio Barbieri, capitano e mio amico. Mosca non recupera bene, la palla ancora
data al Valdrunetto sulla fascia destra, fuori gioco del giocatore del Valdrunetto. Wojdok, lancio lungo, la palla arriva lo stesso a Loria, eccolo qua Loria, prova a partire, lo fermano con le buone. Punizione battuta, Greco tiro e ancora il portiere, ancora Greco, gol! Gol! Vediamo, c'è qualche protesta del Valdrunetto, ma no, è gol del nostro capitano. Battuta veloce, la punizione e Greco al minuto 35 porta la squadra in parità. E quindi pareggio, diciamo, io posso dire così, meritato, perché Mercadante non ha demeritato. Di Greco al terzo tentativo riesce a portare il gol. Punizione molto veloce dalla nostra squadra. Greco ha tirato la prima volta, come sempre il portiere bravissimo del Valdrunetto ha parato. E invece però non ha trattenuto la palla, che è ritornata a Greco, che ha da rapace, da affamato di gol, ha segnato. Quindi 1-1, 36esimo. La palla ancora al Valdrunetto, bellissima gara, ragazzi miei, vi siete persi uno spettacolo anche oggi. Il pubblico spinge alle mie spalle, Grubic centralmente, ancora Natola. Viviamo oggi questa gara proprio dal campo, è bella, come quando erano piccolini i nostri amici, li seguivo dal campo, Mosca con le buone, apre per Vessichelli, fuori gioco. Quindi l'arbitro ha fischiato il fuori gioco. Io avrei fischiato più il fallo di Mosca sul numero 8. Ha voluto, secondo me, un po' compensare, perché il fuori gioco era molto molto dubbio. Era più giusto il fallo. Ancora il Valdrunetto alla fascia destra, ancora il 7, controlla bene. Tiro rimpallato, ancora il nostro giocatore che libera, bravo, e riparte il Mercadante dalla sinistra. Campanile, attenzione! Attenzione, la palla rimbalza ed è bravo. Corre il 9 sulla sinistra, controlliamo il tempo, 38esimo, recupera Mosca, lancia alla perfezione Vestichelli, un'occhiata e via, lancio lungo e il portiere c'è. Parte il Valdrunetto dalla fascia destra, ecco il numero 7, ancora centralmente al numero 10, fanno partire un ragazzo dalla parte destra. Temperatura freddissima, ragazzi miei, ma ci scalda il pubblico alle nostre spalle, i ragazzi ci scaldano. Torneo di Collegno, Pro Collegno Colognese. Prima gara del nostro girone A, questa sera, questo 5 di gennaio 2022, che sarebbe mercoledì, se non sbaglio, sì. Incontriamo gli amici neri blu del Valdrunetto, Juniores, Loria, prova, tiro, porco paio, grande gol di Denis Loria, 39esimo, spettacolo, Denis Loria. È stato un gollazzo Loria! Hai fatto un gollazzo! Ecco il tifo del Mercadante! Ha segnato per noi! Ehi, Denis! E quindi un gol splendido di Denis Loria, veramente nel momento migliore del Mercadante. Uno contro uno contro il difensore, si è andato sulla fascia destra e ha tirato un tiro che si è infilato alla sinistra, alla destra del portiere, incolpevole. Bravissimo il portiere del Valdrunetto, ma stavolta Denis Loria ha fatto un capolavoro. Due cambi nel periodo non collegato da parte del Valdrunetto, noi non ne facciamo perché ne abbiamo solo uno. Grubic, lancio lungo per Govoni, che si è spostato sulla destra, ancora Gentile. 2-1, quindi da 1-0 per gli amici del Valdrunetto siamo passati al 2-1, ancora Denis, però questa volta il centrocampista è bravo,
Bravo, ancora Nato Ola sulla fascia destra, è la sua, eh. Il binario di destra è fallo. Il binario di destra è suo, quindi allontanarsi dalla linea di Natola. 42esimo, prova a partire di nuovo Greco, niente. Oggi i nostri attaccanti hanno fatto gol, manca solo Govoni. Dai Govoni, fallo del nostro Mosca e la palla viene restituita al Valdruento. Ecco Maurizio Ciniero che spinge i nostri giocatori, spinge la squadra. Attenzione, è partito Grubic. Bravissimo Grubic, rimpallo, la palla esce. Parte Govoni. Govoni, questo è fallo tutta la vita. 43esimo, punizione del nostro Denis Loria. Mal battuta questa punizione, non si alza. Terreno, ricordiamo, in erba, terra, fango. E rock and roll. Ancora Gentile, sportella con il collega di reparto del Valdruento e finisce a terra il nostro amico. E tra le malbattute controlliamo il tempo, siamo al 43-52. In laterale Vessichelli che si è spostato a sinistra, a destra abbiamo adesso Loria, avete visto, centrale Greco, un po' più indietro a Greco abbiamo il nostro Govoni. Rimpallo ancora a favore del Mercatante, quindi 2-1 questo torneo internazionale di Collegno con gli amici in blu scuri neri del Valdruento, categoria juniores o under 19. Il torneo si svolge in diversi giorni, oggi più tardi incontreremo gli amici del Duomo Chieri e poi si farà il calcolo della classifica, vedremo chi passa per primo, per secondo e per terzo. Ancora il Valdruento, ancora la nostra difesa che libera male ma riesce a recuperare, l'arbitro controlla l'orologio, si lancia sulla sinistra del Mercadante, l'arbitro la fischietta in bocca e fischia la fine di questa prima gara del Mercadante.